Quattro ore di assemblea per fare il punto in vista dell'udienza del 19 ottobre. I sindaci vecchi e tanti nuovi dopo le recenti elezioni amministrative ascoltano e intervengono sullo stato di salute dell'ente. Rischia il fallimento l'alto calore, la richiesta della procura verrà discussa il 19 dinanzi al giudice fallimentare. I legali dell'ente che hanno chiesto uno slittamento per aver dovuto relazionare in soli 15 giorni sostengono che sì c'è crisi ma non insolvenza. Così Giuseppe Fauceia, docente di diritto commerciale e legale dell'ente idrico. Dunque studieremo nei pochi giorni che ci sono dati e speriamo che ci sia dato la parità delle armi, cioè la possibilità di approfondire alcuni temi. Nel corso dell'assemblea Ciarci ha chiesto ed ottenuto fiducia da parte di tanti sindaci per essere riuscito ad invertire il trend. Il suo è stato un appello alla responsabilità. La storia, nata nel 1938, che ha rappresentato la provincia di Avellino in tanti modi, non soltanto in quelle negative ma in quelle positive, perché ha urbanizzato le città, i paesi, le contrade, le frazioni, non può essere gettata al macero in questo modo. Quindi anche in questo momento dove i soci hanno preso coscienza già nel 2018 che occorreva mettere rimedio ai disastri che in passato erano stati combinati, chiaramente la voce deve essere univoca tutti insieme, di modo che la compattezza, la forza ci dà praticamente maggiori chance, maggiori possibilità. Dal sindaco di Avellino Festa, che ha richiesto la convocazione dell'assemblea, arriva anche la richiesta di verità. Nessuno tifa per il fallimento né tantomeno mette in discussione la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali. Attendiamo i pronunciamenti della magistratura e una svolta nei fatti, dice Festa. Ci si affida alla diplomazia e all'arte oratoria. Spero che basti, insomma. È evidente che la procura ha fatto un lavoro complicato, molto puntuale, quindi le obiezioni sono certamente oggettive. Io avevo chiesto di sapere la verità, non di fare appello alla responsabilità. Mi è stato risposto con un intervento da avvocato, legittimo, ci mancherebbe. Voglio chiaramente chiarire in questa occasione che noi siamo per il salvataggio dell'Alto Corno. Nessuno spera che fallisca, siamo per salvaguardare i dipendenti, la storia, il know-how, l'esperienza, i sacrifici che Alto Corno si porta dentro da decenni, però è evidente che se c'è un problema va affrontato.